Voci da Made in Steel. La redazione di Siderweb ha deciso di raccogliere tra i corridoi e gli stand della kermesse giunta alla sua quinta edizione opinioni, commenti e indiscrezioni sul mercato, sui progetti futuri e feedback rispetto alla prima edizione milanese della manifestazione. La prima intervista che proponiamo è con il CEO di Schmolz & Bickenbach Italia, Vincenzo Mazzola, realtà attiva nel settore degli acciai inossidabili. Mazzola ha prima commentato l'andamento attuale del mercato per poi illustrare gli investimenti futuri del gruppo ed infine esprimere un parere rispetto all'importanza di momenti come Made in Steel. Sicuramente è un mercato attualmente ancora in difficoltà, noi abbiamo delle aspettative che il secondo semestre dovrebbe migliorare. Chiaramente dobbiamo fare molto di più di una volta, il mio invito è sempre a continuare a cercare nuove opportunità, nuova clientela, nuovi settori di applicazioni, lottare ogni giorno sempre di più e con grande attenzione. Sicuramente anche per il 2013 la Schmolz & Bickenbach farà un ulteriore investimento. Vogliamo diversificarci e non solo fare la distribuzione, ma offrire qualcosa in più ai nostri clienti, che potrebbe essere appunto le lavorazioni meccaniche e la fresatura per gli acciai da stampi. Un altro progetto è di iniziare con la distribuzione degli acciai da costruzioni. Infatti abbiamo con noi un nuovo dirigente, il signor Claudio Graglia, che ha iniziato proprio l'apertura della fiera, per cui per noi è stato ovviamente non solo la presenza di presentare Schmolz & Bickenbach, ma appunto questi nuovi progetti in occasione della fiera Made in Steel. È stata una fiera molto positiva, visto anche il luogo, la scelta di aver preso la fiera qui a Milano ha sicuramente contribuito a essere una fiera forse più di impostazione internazionale che solo a livello nazionale. La prossima edizione sicuramente mi concentrerei di farlo magari su 4 giorni, 5 giorni, in quanto 3 giorni forse è stato un po' limitato, sicuramente potrebbe avere ancora maggior successo facendo per 4 giorni.